Oggi voglio parlarti delle caratteristiche che hanno in comune la maggior parte degli imprenditori di successo. Spesso, infatti, ricevo domande da chi vuole avviare una nuova azienda, chi vuole aumentare il fatturato o da chi cerca semplicemente di espandersi. Così, prima di pensare bene a cosa rispondere, ho provato a fare un'analisi su di me e su tutti gli imprenditori di successo che conosco. Così, pensando e ripensando, ho trovato alcuni elementi comuni fra tutte quelle persone che sono riuscite a realizzare i loro sogni e a raggiungere i loro obiettivi, e che per tanti vengono definiti imprenditori di successo. Vedi, quando parliamo di come si fa a diventare un imprenditore di successo, la maggior parte dei life coach o dei guru o dei business coach ti dirà che devi lavorare sodo, devi alzarti presto la mattina, devi fare sacrifici, rinunciare alla vita privata e così via. Ma questi consigli sono completamente sbagliati e non vanno assolutamente ascoltati. Diventare un imprenditore di successo ha molto poco a che fare con il numero di ore che passiamo lavorando. Ora, certamente non voglio dire che è possibile diventare ricchi e famosi restando in spiaggia a bere drink e ad abbronzarci tutto l'anno. Tuttavia, non è corretto estremizzare né in una direzione né nell'altra. Quindi, lasciami condividere con te quello di cui hai davvero bisogno per diventare anche tu un imprenditore di successo. Ovviamente non esiste la caratteristica perfetta, non esiste una sola caratteristica che condividono tutti gli imprenditori oppure tutti i manager di grande successo, ma ci sono più caratteristiche che di solito sono presenti nella maggior parte delle persone di successo. La prima caratteristica, fra tutte quelle che ritengo fondamentali per avere successo, è la resilienza. Cosa intendo per resilienza? La resilienza è quella capacità di andare avanti anche quando tutti gli altri avrebbero già mollato. Di fronte ad un cambiamento si affrontano una serie di fasi e una di queste è certamente la confusione, perché non si ha certezza di quello che accadrà. Successivamente si va verso la resilienza e poi si arriva a un punto in cui si vorrebbe mollare tutto. In realtà è proprio in quel momento in cui si vede se una persona è motivata e riesce ad andare avanti, oppure si lascia semplicemente andare e abbandona tutto. Questa fase infatti è definita dagli scienziati come la valle della morte. Perché è proprio qui che muoiono, vengono fermati o si bloccano la maggior parte delle persone. In realtà, l'imprenditore di successo è di solito una persona che è tenace e riesce ad andare avanti e a superare questa fase di stallo, anche se in quel momento vorrebbe mollare tutto. Anche il miglior imprenditore, la persona di maggior successo, vive dei momenti in cui mollerebbe tutto per andare a vivere su una spiaggia. Ma trovare la forza per riuscire ad andare avanti ti garantisce molte più possibilità di successo rispetto alla maggior parte delle altre persone. Per avere successo non bisogna per forza essere un genio come Elon Musk, Steve Jobs o Bill Gates, ma basta anche avere la tenacia giusta per non arrendersi quando le cose vanno male. Oppure semplicemente non otteniamo i risultati che desideriamo. La seconda caratteristica è l'istruzione. Ma cosa significa? Sto parlando di quanto conosci un argomento, un settore o un prodotto. Se conosci qualcosa la riesci a dominare meglio e poi puoi riuscire a superare la concorrenza risolvendo problemi che loro non sono in grado di gestire. Un'altra caratteristica riguarda la cerchia di amici e colleghi, o comunque tutte quelle persone che frequentiamo. L'ambiente che c'è intorno ad un imprenditore di successo è sempre propositivo, intraprendente e pieno di persone in gamba, almeno tanto quanto lui. Per questo il mio consiglio è quello di circondarti di persone migliori di te. Perché? Perché se c'è qualcosa che non riesci a fare da solo, puoi chiedere aiuto alle loro competenze e alla loro rete di contatti.
Come vedi, l'ambiente che ci circonda è molto importante per la nostra crescita e lo sviluppo dei nostri progetti e si collega in maniera perfetta alla prossima caratteristica. Sto parlando infatti della ricerca di nuovi stimoli. Di solito gli imprenditori di successo sono persone altamente motivate, ma che allo stesso tempo si annoiano molto facilmente. Per questo hanno bisogno di realizzare sempre qualcosa di nuovo da raggiungere e di raggiungere obiettivi più stimolanti, di non fermarsi mai. Spesso abbandoniamo un progetto alle prime difficoltà perché pensiamo: ma chi me l'ha fatto fare? Non ne vale la pena! Meglio lasciar perdere. Ecco, queste sfide vengono trasformate dagli imprenditori di successo in nuovi stimoli che li spingono a dare il 110% in ogni situazione e a tirar fuori sempre il meglio di sé, da loro stessi e dagli altri. Il consiglio che posso darti in questo caso è quello di essere sempre aperto a nuove idee e a cercare nuovi stimoli, anche quando la situazione ti mette in difficoltà. E questo è anche il motivo che porta i grandi imprenditori a lavorare fianco a fianco con un business coach, cioè con qualcuno che li aiuti a raggiungere i loro obiettivi e a tirar fuori nuovi stimoli e nuove motivazioni, soprattutto nei periodi più bui. La prossima caratteristica è l'etica e la disciplina. E anche se ti sembrerà strano, ho deciso di inserirla in questa classifica. Lascia però che ti spieghi il perché. Per costruire un'attività di successo a lungo termine bisogna lavorare in modo etico e soprattutto legale. È facile avere successo e guadagnare tanto se ci affidiamo ad escamotage o a trucchetti strani, ma se hai intenzione di costruire una realtà solida e che possa portare benefici anche fra 30 o 40 anni, devi lavorare con disciplina e professionalità. Infatti, gli imprenditori di successo lavorano con tanta disciplina, e quello che li aiuta a lavorare in maniera precisa a risolvere la maggior parte dei problemi nel minor tempo possibile. Ad esempio, se ti trovi continuamente a svolgere più attività del dovuto o a dover spiegare sempre le stesse cose ai tuoi collaboratori o magari anche a controllare tutto il lavoro svolto, non riuscirai mai a staccarti dalla tua azienda e a farla crescere o a metterla in vendita. Devi invece riuscire a creare delle procedure e dei sistemi in modo tale che tutto o quasi possa funzionare anche senza di te, possa essere replicabile e scalabile in maniera efficace. Come vedi, sono tutti elementi collegati fra loro, che seguono una logica comune. Infatti, la prossima caratteristica che stiamo per vedere è legata all'attenzione al cambiamento e alla facilità di adattarsi a nuovi scenari. Se guardiamo al passato, notiamo tante aziende di successo che sono fallite perché non sono riuscite ad adattarsi al cambiamento e hanno perso quell'occasione di continuare a crescere. In alcuni casi sono state costrette, ahimè, addirittura alla chiusura. Ricordi Blockbuster? Con l'arrivo di internet e del servizio di streaming e noleggio come Netflix è fallita nel giro di pochi anni. Oppure aveva tanti punti vendita in ogni città e fatturati da miliardi di dollari. Ma non è bastato perché non è stata in grado di accogliere il cambiamento e di adattarsi ad una nuova era tecnologica. Siamo arrivati alla fine di questo video ed ecco l'ultima caratteristica che voglio condividere con te. Sto parlando del divertimento e della curiosità. Gli imprenditori di successo lavorano tanto, è vero, però amano quello che fanno. Sanno divertirsi, accettano le sfide più dure come un livello più difficile di un videogioco e non si fanno quasi mai abbattere. Forse è proprio questo il loro segreto. Si divertono tanto anche quando non devono gestire situazioni difficili e riescono ad uscirne vittoriosi perché non hanno l'ansia da prestazione e non si sentono sotto stress. Ovviamente non ti sto dicendo di prendere i tuoi problemi con leggerezza, ma semplicemente di affrontare la vita e il lavoro con divertimento, senza vedere tutto come un peso o un ostacolo. Ecco quindi quali sono le caratteristiche
dell'imprenditore di successo. Se il contenuto ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, lascia un like, come sempre, e un commento. E se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sui miei nuovi contenuti. Anche per oggi è tutto, noi ci sentiamo presto.